Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Allora, questa nostra conversazione attuale è un po' la seconda parte di quella che abbiamo fatto oggi sulle apparizioni di La Saletta, perché le apparizioni della Saletta hanno delle appendici che sono in particolare due segreti che avrebbe rivelato la Madonna, uso il condizionale, perché di tutte queste cose, anche se come vedremo uno dei due è stato detto dal beato Papa Pio IX e è stato anche commentato da lui, non hanno, a differenza delle apparizioni invece che abbiamo ascoltato oggi, quindi di ciò che la Madonna ha detto in quel 19 settembre del 1846, non hanno ricevuto, come dire, alcuna approvazione ufficiale. Opinione mia personale, presumibilmente per l'estrema impegnatività, come ascolteremo, e serietà e drammaticità per certi aspetti del contenuto di quello che poi è stato reso pubblico e che c'è qualche modo pervenuto. Ora riprendo dalla lettura del mio testo in modo tale che possiamo orientarci dentro questa tematica. Sui segreti i due fanciulli mantennero il più assoluto silenzio e li scrissero il 2 luglio 1851, quindi 5 anni dopo le apparizioni, alla sola condizione che questo fosse immediatamente spedito al Papa tramite il loro vescovo. Il beato Pio IX lesse la lettera e ne restò profondamente commosso. La nuova congregazione dei missionari di La Salette chiese al pontefice notizie sui segreti, a cui il beato Pio IX rispose: «Voi volete sapere il segreto di La Salette? La radice dei segreti è questa: se non si decideranno coscientemente a fare penitenza, saremo perduti». Dei due segreti fu reso pubblico solo quello rivelato a Melania nell'anno 1879, che fu pubblicato con l'imprimatur dell'arcivescovo di Lecce. Ma dato il carattere particolarmente forte e drammatico del suo contenuto, che come vedremo sembra, ahimè, purtroppo attualissimo, attraversò varie vicissitudini ed attacchi che ne resero particolarmente difficile la diffusione e la comprensione. Quindi questo, bisogna fare attenzione a questo particolare, nonostante che poi di fatto non si tratti di una fonte che si può definire approvata ufficialmente, tuttavia quando fu pubblicato nel 1879 aveva l'imprimatur dell'arcivescovo di Lecce. Vengono anzitutto descritti gli avvenimenti che interessarono buona parte dell'Europa di allora e che si verificarono puntualmente: guerre civili in Francia, tutti quanti ricorderemo dalla scuola la Comune di Parigi, in Portogallo, le lotte per l'istituzione della Repubblica, e in Italia, tutti quanti ricorderemo dalla scuola le guerre di indipendenza, la fine del potere temporale dei papi. Quanti ricorderemo da libri di scuola la breccia di Porta Pia del 1870, che peraltro pose un'istantanea e forzata fine al Concilio Vaticano I. Poi si parla di carestie, di lotte contro la religione, pensiamo soltanto alle leggi anti-ecclesiastiche dei vari governi Cavour, e poi alla politica ecclesiastica di Gambetta e Ferri in Francia. Poi si parla di lassismo morale e poi di decadimento ecclesiastico. Il segreto poi prosegue arricchendosi di carattere e letteratura apocalittica, che nel testo che ho scritto sono messi nei dettagli, ma che nella sostanza si riferisce alla venuta dell'Anticristo e alla diffusione dell'eresia all'interno stesso della Chiesa,
al degrado delle congregazioni religiose, al dilagare dell'iniquità, eccetera. Sono, ripeto, parole estremamente gravi che vanno però collegate alla parte conclusiva del messaggio stesso, che garantisce la vittoria finale del bene sul male. Invita alla perseveranza nella fede cattolica, apostolica e romana e rassicura circa l'assistenza continua che Dio non farà mancare agli apostoli degli ultimi tempi, chiamati così, come ben sappiamo, già profetizzati due secoli quasi prima da San Luigi Maria Grignion da Montfort, e che avranno un ruolo determinante per la vittoria finale. Ecco, fatti questi doverosi e necessari preamboli, ecco il testo del segreto, di cui, ecco, sono omesse, ripeto un'altra volta, soltanto le parti più strettamente apocalittiche. Il segreto è molto lungo, il segreto di Melania, quindi cerco di leggere con calma e proviamo a prestargli attenzione. La Madonna dice: Melania, quello che ti rivelerò adesso non dovrà restare per sempre un segreto. Nel 1858, in particolare, che tutti capiamo che è l'anno dell'apparizione di Lourdes, tra l'altro, potrai renderlo noto. I preti che sono servi di mio figlio, proprio loro, con la vita dissoluta e la cupidigia di denaro, renderanno possibile la manifestazione dell'ira dell'Onnipotente. Gli uomini consacrati e i preti rimettono di nuovo mio figlio sulla croce. A causa del comportamento degli abitanti della terra sarà chiamata l'ira del Padre del Cielo. I capi di Stato e dei popoli hanno dimenticato la preghiera e la penitenza. Il demonio sarà chiamato da queste stelle divenute oscure e piene di errori. L'umanità si trova alla vigilia di tristi avvenimenti e dei castighi più pesanti. Il rappresentante di mio figlio, il sommo pontefice Pio IX, dopo l'anno 1859 non lascerà più Roma, ma lotterà coraggiosamente con le armi della fede e dell'amore. Io sarò con lui. La Chiesa avrà una crisi molto profonda, sarà il tempo delle tenebre. Mi fermo e faccio una piccola parentesi, perché è meglio leggerlo un pochino a stralci. Sentendo queste cose uno potrebbe pensare: ma come, cioè, qui parliamo del 1860, cioè le persone che colgono anche in certi ambienti una esistenza forte, diciamo, di una certa crisi della Chiesa, la fanno invece partire dagli anni 60, non dal 1860 ma dal 1960. Quindi potrebbe sembrare, come dire, una cosa in particolare un po' così, no? Ora, qualcuno oggi ha nominato un testo che vi consiglio, perché è uscito anche in italiano, di Taylor Marshall, che si chiama Gli Infiltrati, che è uno studio fatto molto bene da questo statunitense conservatore, chiamiamolo così, tanto per farci capire, americano, padre di 6 figli, una persona molto molto in gamba, molto intelligente, molto attivo su Twitter e anche su YouTube, ha un canale. Praticamente questo ha fatto un'analisi storica molto dettagliata e spiega come, ed è verissimo, le radici di tutto quello che poi si è, come dire, esploso negli ultimi 60-70 anni, però sono state poste molto molto tempo prima, perché è situabile alla fine del 1800, nella seconda metà del 1800. Voi sapete che la massoneria, che era già, aveva già avuto gli antesignani nell'illuminismo e nella rivoluzione francese, ma la massoneria proprio si struttura come realtà significativa e compiuta intorno alla metà del 1800. Sapete bene che l'Unità d'Italia, cioè Mazzini, Garibaldi, Cavour, lo sapete chi erano, no? Cioè,
non è un mistero questo qui, no? Ecco, siamo in quel periodo, e qual è il sogno, o meglio il progetto primario della massoneria? La massoneria non può realizzare i suoi progetti, non dico necessariamente senza la distruzione della Chiesa, non è necessario distruggerla, ma è indispensabile snaturarla, d'accordo? Quindi renderla compatibile con i suoi programmi, con i suoi progetti. Io penso che voi sappiate che nella prospettiva massonica non è che gli uomini devono essere senza religione, no, non c'è nessun problema. L'importante è che ciascuno si tiene la sua religione, che nessuno pretende di essere superiore agli altri, d'accordo? Che tutti quanti si rispettano, e che in ogni caso, per quanto riguarda i grandi progetti di organizzazione, di governo, eccetera, eccetera, si rimanga fuori dai contesti religiosi, d'accordo? Ma si abbraccino i valori supremi e superiori in vista del quale fondare il libero consorzio degli esseri umani. Sapete che funziona così, no? Ecco, quindi se la Madonna dice stiamo alla vigilia di tristi avvenimenti e dei castighi più pesanti, a partire dall'anno 1859 la Chiesa avrà una crisi molto profonda, vuol dire che le radici remote stanno lì. Ora, è sempre in quel periodo che cominciano a strutturarsi quelle correnti ideologiche che avranno dato luogo al modernismo. Io vi dico queste cose perché questa è una catechesi, deve essere, spero che non sia pesante, ma magari deve essere anche un pochino formativa. Allora, contro il modernismo non ha combattuto soltanto Pio San Pio X, ci ha provato anche Leone XIII. Leone XIII promosse una riforma degli studi teologici e della teologia cattolica, rilanciando a spada tratta il tomismo, che si comincia a mettere in discussione. La cosiddetta neoscolastica, come si chiama in gergo, è stata voluta fortemente e imposta dal pontificato di Leone XIII. Ma nonostante questo, i modernisti sono andati avanti. E quindi poi San Pio X si è ritrovato con questa rogna tra i piedi e li ha cercati di stroncare, e ci è riuscito in parte, però, ma non del tutto, perché purtroppo abbiamo visto bene come sono sopravvissuti, con i famosi documenti pascendi e lamentabili, e con l'imposizione a tutto il clero cattolico del giuramento antimodernista. Quindi capite, questa è una operazione, capite? Cioè, adesso va avanti da 150 anni, non da 60 anni. Perché non è facile, cioè voi vi rendete conto che cosa era diventata la Chiesa nel 1800, dopo 1800 anni di storia, insomma, no? Era una potenza, cioè, assolutamente inattaccabile, no? Quindi non è che tu dall'oggi al domani. Ci voleva un'operazione, un piano volutamente pensato sul lungo periodo. Bene, riprendo la lettura così, ecco. Allora, la Chiesa avrà una crisi molto profonda, sarà il tempo delle tenebre. Attenzione, la sacra fede in Dio cadrà nella dimenticanza. L'uomo senza Dio perderà l'amore per tutte le cose e ognuno vorrà essere capo di tutti gli altri. Ne seguirà una crisi senza fine, con violenze e arroganze di ogni tipo. Si avvicina questo tempo in cui si vedrà trionfare l'impero della sopraffazione, degli assassini, dell'odio e della menzogna. Ognuno cercherà solo il proprio egoistico profitto. Non ci sarà più amore per la famiglia e per la patria. Il Santo Padre soffrirà molto, ma io sarò accanto a lui e accoglierò i suoi sacrifici. Il trionfo del male non sarà assicurato per sempre.
I governanti avranno tutti un medesimo progetto, sentite bene, che sarà di abolire e far scomparire tutti i principi religiosi per sostituirli con il materialismo, l'ateismo, lo spiritismo e ogni sorta di vizi. Nell'anno 1865 si vedrà l'abomino nei luoghi santi. Nei conventi i fiori della chiesa saranno putrefatti e il demonio diventerà come il re dei cuori. Coloro che sono a capo delle comunità religiose si guardino dalle persone che si devono ricevere, perché il demonio userà tutta la sua malizia per introdurre negli ordini religiosi delle persone dedite al peccato, perché il disordine e l'amore dei piaceri carnali saranno diffusi su tutta la terra. La Francia, l'Italia, la Spagna e l'Inghilterra saranno in guerra. Vabbè, queste cose le sappiamo da libri di storia, non c'è bisogno di commentarle. Il sangue scorrerà per le strade, il francese combatterà contro il francese e l'italiano contro l'italiano. Sappiamo benissimo che durante la Resistenza questo è diventata storia. Vi sarà poi una guerra generale che sarà spaventevole. Per qualche tempo Dio non si ricorderà più della Francia né dell'Italia, perché il Vangelo di Cristo non è più conosciuto. Attenzione alle volte in cui la Madonna nomina la Francia e l'Italia, perché sapete che la Francia è la figlia primogenita della Chiesa, è stata sempre chiamata così, e diciamo che dopo l'Italia è il paese leader mondiale per quanto riguarda il cattolicesimo. Siamo in Francia e i santi francesi sono veramente, a parte che spettacolari, ma veramente numerosi, tanti. La conversione di Clodoveo fu un evento, insomma, veramente storico. I malvagi useranno tutta la loro astuzia, ci si ucciderà, ci si massacrerà reciprocamente, perfino nelle case. Al primo colpo della sua spada fulminante le montagne e la natura tutta tremeranno di spavento, perché i disordini e i crimini degli uomini trafiggono la volta celeste. Parigi sarà bruciata e Marsiglia inghiottita, molte grandi città saranno scosse e inghiottite da terremoti, si crederà che tutto è perduto, non si vedranno che omicidi, non si sentiranno che colpi d'arma e bestemmie. I giusti soffriranno molto, le loro preghiere, la loro penitenza e le loro lacrime saliranno fino al cielo, e tutto il popolo di Dio chiederà perdono e misericordia e chiederà il mio aiuto e la mia intercessione. Allora Gesù Cristo, con un atto della sua misericordia grande per i giusti, comanderà ai suoi angeli che tutti i suoi nemici siano messi a morte. Improvvisamente i persecutori della Chiesa di Gesù Cristo e tutti gli uomini dediti al peccato moriranno e la terra diventerà come un deserto. Allora si farà la pace, la riconciliazione di Dio con gli uomini. Gesù Cristo sarà servito, sarà adorato e glorificato. Dappertutto fiorirà la carità. Vedete, i nuovi re saranno il braccio destro della Santa Chiesa, che sarà forte, umile, pia, povera, zelante e imitatrice delle virtù di Gesù Cristo. Il Vangelo sarà predicato dappertutto e gli uomini faranno grandi progressi nella fede, perché vi sarà unità tra gli operai di Gesù Cristo e perché gli uomini vivranno nel timore di Dio. Penso che abbiate capito che con questo non è ancora finito, eh? Sono stati descritti i tempi, gli attuali, alcune cose ancora non sono avvenute e soprattutto quello che seguirà questa grande tribolazione, cioè il trionfo di Gesù Cristo. Questa pace tra gli uomini non sarà lunga. 25 anni di abbondanti raccolti faranno loro dimenticare che i peccati degli uomini sono causa di tutte le pene che arrivano sulla terra. Un precursore dell'anticristo con le sue truppe di parecchie nazioni combatterà contro il vero Cristo, il solo salvatore del mondo. Egli spargerà molto sangue e vorrà annientare il culto di Dio per farsi guardare come un Dio. Prima che ciò succeda vi sarà una specie di falsa pace nel mondo. Non si penserà che a divertirsi, i malvagi si abbandoneranno a ogni sorta di peccato, ma i figli della Santa Chiesa, i figli della fede, i miei veri imitatori, crederanno nell'amore di Dio e nelle virtù che mi sono più care.
Felici le anime guidate dallo Spirito Santo, io combatterò con esse fino a che esse saranno nella pienezza dell'età. Tremate, terra, e voi che fate professione di adorare Gesù Cristo e che dentro di voi adorate solo voi stessi. Tremate perché Dio sta per consegnarvi al suo nemico, perché i luoghi santi sono nella corruzione. Molti conventi non sono più le case di Dio, ma i pascoli di Asmodeo. Spero che sappiate chi sia Asmodeo, eh? Asmodeo è il demone della lussuria e dei suoi. Ecco, questo è uno dei passaggi più controversi e più famosi. Roma perderà la fede e diventerà la sede dell'anticristo. I demoni dell'aria con l'anticristo faranno dei grandi prodigi sulla terra e nell'aria, e gli uomini si pervertiranno sempre di più. Dio avrà cura dei suoi fedeli servitori e degli uomini di buona volontà. Il Vangelo sarà predicato dappertutto, tutti i popoli e tutte le nazioni conosceranno la verità. Io rivolgo un appello urgente alla terra. Chiamo i veri imitatori di Gesù Cristo fatto uomo, il sole vero salvatore. Chiamo i miei figli, i miei veri devoti, quelli che si sono dati a me perché io li conduca dal mio divin figlio, quelli che io porto per così dire nelle mie braccia, quelli che sono vissuti del mio spirito. Infine io chiamo gli apostoli degli ultimi tempi, i discepoli di Gesù Cristo, che sono vissuti nel disprezzo del mondo e di loro stessi, nella povertà e nell'umiltà, nel disprezzo e nel silenzio, nella preghiera, nella mortificazione, nella castità e nell'unione con Dio, nella sofferenza sconosciuta al mondo. È tempo che escano e vengano ad illuminare la terra. Andate e mostratevi come i miei cari figli. Io sono con voi e in voi, purché la vostra fede sia la luce che vi illumina in questi giorni di disgrazia. Che il vostro zelo vi renda come gli affamati per la gloria e l'onore di Gesù Cristo. Combattete, figli della luce, voi piccolo numero che ci vedete, perché ecco il tempo dei tempi, la fine delle fini. La Chiesa sarà eclissata, il mondo sarà nella costernazione, ma alla fine l'acqua e il fuoco purificheranno la terra e consumeranno tutte le opere dell'orgoglio degli uomini e tutto sarà rinnovato. Dio sarà servito e glorificato. Allora, questo è parte, c'è qualche piccolo missis nel testo, ripeto, di alcuni passaggi maggiormente complicati e apocalittici. È chiaro che, come tutti i messaggi di questo genere, anzitutto ci sono alcune note particolari da fare, che riguardano un pochino lo stile, che ricalca un pochino lo stile biblico, proprio lo stile apocalittico. Cioè, avete visto che a un certo punto la Madonna sembra descrivere la tribolazione, poi ci pensano grazie alle penitenze, alle preghiere dei giusti, il nostro Signore fa grazia, abbatte i nemici della Chiesa e finalmente c'è un ripristino. Ora però sembra che si ritorna di nuovo a tribolare e vengono chiamati in causa gli apostoli degli ultimi tempi, tutte queste altre cose, no? Quindi non è affatto detto che queste due cose siano in successione cronologica, ma come accade sovente, e questo è un po' complicato da spiegare, soprattutto se non si conoscono i testi, si vede spesso nei testi apocalittici, soprattutto nel libro dell'Apocalisse, ma un po' anche nel libro di Daniele, che cosa fanno queste cose? Questi testi non seguono, secondo la testa nostra, una sequenza temporale lineare, ok? Ma praticamente descrivono la stessa cosa in due modi differenti, quindi non è una linea, ma sono due cerchi concentrici, quindi descrivono lo stesso problema in forme differenziate, con sfaccettature diversificate. Io sono più propenso a vederlo in questo senso, perché l'opera degli apostoli degli ultimi tempi non è quella riservata per la fine del mondo, no, ma l'opera degli apostoli degli ultimi tempi è riservata adesso, cioè in quello che è, io l'ho detto tante volte, so che lo ha detto anche pubblicamente dalle antenne di Radio Maria e non solo una volta a Padre Pio Fanzaga,
lui chiaramente ne parla anche in riferimento ai famosi 10 segreti di Medjugorje, no? Perché dice che i famosi 10 segreti di Medjugorje, che a mio avviso chi ci crede e chi non ci crede, ma capite, se muoiono i veggenti e c'è nessuno dei segreti, poi diventerà problematico, insomma, crederci. Se i segreti vengono rivelati così come è stato detto che sarà fatto, nelle modalità che sarà fatto, e si compiono, capite che allora lì a quel punto, nonostante delle piccole zone di ombra che ci siano in queste apparizioni, non tanto nelle apparizioni quanto in tante cose che girano intorno a queste apparizioni, però capite, è un segreto, quando c'è una rivelazione profetica in senso stretto, cioè si viene detto guarda che il giorno tot oppure nel tempo tot accadrà questa cosa e quella cosa accade, questa è una delle prove più sicure che c'è qualcosa che viene direttamente da Dio, perché la conoscenza certa di quelli che si chiamano i contingenti possibili, cioè le cose che potrebbero o potrebbero non accadere in futuro, tra 4 giorni, che ne so, potrebbe accadere che tizio muore, potrebbe accadere che vive, che fa 100 miliardi di cose differenti, ma se io riscrivo in una busta chiusa e poi tu la apri tra 5 giorni, guarda che tra 4 giorni tizio alle 5 del pomeriggio farà questa cosa e io la apro il giorno dopo e quello sta facendo quella cosa, fine, d'accordo? Il diavolo non può sapere queste cose. Queste cose fanno parte solo della conoscenza divina. Il tempo che stiamo vivendo è appunto quello che nell'Apocalisse è descritto come il primo combattimento escatologico, che è, perché primo combattimento escatologico? Combattimento escatologico vuol dire escaton, combattimento degli ultimi tempi, ce ne sono due. Il primo, che è un grande combattimento e che attiva una situazione come non c'era mai stata dalla creazione del mondo fino ad adesso. Ecco, questo combattimento, che chiaramente si conclude come tutti i combattimenti, con la vittoria definitiva del bene sul male, però questo non significa che non succeda una devastazione, cioè, il finimondo, succede il finimondo, ma alla fine il bene prevale sul male, come disse la Madonna Fatima, alla fine il mio cuore immacolato trionferà, alla fine, ok? Dopo questo, il libro dell'Apocalisse descrive, in maniera anche qui criptica, il famoso e controverso regno dei 1000 anni, d'accordo? Misterioso. Si dice che quelli che erano morti risorgeranno con Cristo e regneranno per 1000 anni sulla terra. Allora voi non immaginate i fiumi di inchiostro, che cosa significa e cosa non significa, sono veramente 1000 anni, è un numero simbolico perché è quadrato di 10. Certamente Cristo non ritorna in maniera visibile, ma allora che significa che questi morti risorgono? Quindi classiche cose da testi apocalittici che nessuno è riuscito a decodificare con certezza, perché tutte quante le cose che sono scritte con questo stile particolare, che è appunto lo stile apocalittico, questa è una mia opinione personale ma condivisa. Sapete, no? Quando uno dice ci capisce niente, dice, sembra l'Apocalisse, è che Dio stesso l'ha voluto dare in questo modo, perché non vuole darteli perché tu capisca prima del tempo con precisione quello che succederà in futuro, ma perché dopo che le cose saranno accadute, tu rileggendo quelle cose a ritroso hai le chiavi di decodificazione di capire quello che è successo. Non so se avete capito. Capite? Quindi tutto quello che abbiamo letto lo si capisce man mano che le cose vanno compiendosi, con il senno di poi. Capite, no? Che significa Roma perderà la fede e diventerà la sede dell'anticristo? Cosa significa? Quando? Dove? Come? Chi è l'anticristo? È una persona reale? È un simbolo? Sono tutte tante cose che
speriamo che non dovete vedere noi, però se e quando accadranno, hai visto? Il segreto della saletta lo aveva predetto. Quindi è una delle tante modalità di rivelazione che Dio ha scelto. E sapete, quando Dio sceglie una cosa, anche se noi non capiamo bene perché lo fa, ma ci sono degli ottimi motivi perché sia fatta, e quindi va bene così. In tutte queste cose, Signore desidera, qual è la cosa più importante su cui noi dobbiamo prestare attenzione? Non è né che ci venga l'agitazione, né nemmeno di codificare nel dettaglio cosa si riferisce questo, a cosa si riferisce quest'altro, a cosa si riferisce quest'altro ancora. Cioè, la Madonna a un certo punto fa una serie di esortazioni dove chiama alla santità, alla preghiera, alla penitenza e al coraggio i suoi figli. Li rileggo, no? Sono questi i passaggi più importanti, non altri. Aspettate un attimo, Allora, io chiamo gli apostoli degli ultimi tempi, discepoli, andate, mostratevi come i miei figli, io sono con voi. La vostra fede sia luce che illumina, il vostro zelo vi renda come gli affamati per la gloria di Dio. Combattete, figli della luce, voi piccolo numero che ci vedete. Io non lo so se qualcuno di noi ha l'onore di essere un apostolo degli ultimi tempi, però facciamo, speriamo, ecco. E consideriamole comunque rivolte anche a noi queste cose ancora, no? E prima aveva detto che appunto i giusti soffriranno molto, le loro preghiere, le loro penitenze e le loro lacrime saliranno fino al cielo. Che significa? Le nostre preghiere, le nostre penitenze, le nostre lacrime, cioè tante volte dinanzi a tante situazioni dolorose su cui non sembra possibile, almeno nell'immediato, intervenire e trovare delle soluzioni, dice, che cosa posso fare? Vattene davanti al tabernacolo e soffri, manifesta al Signore la tua sofferenza e il tuo dolore per questa situazione. Non è una cosa inutile, perché le lacrime dei giusti toccano il cuore di Dio, lo muovono a fare grazie, eccetera. Ecco, quindi penso che quando si leggono queste cose, ciò che è importante per il presente, per l'immediato, numero uno è il messaggio di speranza che c'è, cioè che non va a finire male, anche se si dovrà soffrire molto, ma va a finire bene. E seconda cosa, che nella soluzione del bene finale concorrono le opere e gli sforzi di tutti quelli che si pongono dalla parte del bene nel momento della lotta. E questo è quello che dobbiamo fare noi, certi dell'aiuto e del sostegno della Madonna, che chiama appunto questi figli miei, amici miei, andatevi e mostratevi come i miei cari figli. E ripeto ancora, la vostra fede sia la luce che vi illumina in questi giorni di disgrazia, e il vostro zelo vi renda affamati per la gloria e l'onore di Gesù Cristo. Combattete, figli della luce, voi piccolo numero che ci vedete. La Chiesa sarà eclissata e il mondo sarà nella costernazione. Ecco. Capite quanto è importante conservare la luce della fede, lo zelo e soprattutto continuare a combattere la buona battaglia della fede. Bene, io mi fermerei qui, adesso, anche se stiamo in questo contesto un po' particolare, se qualcuno vuole intervenire, interloquire, possiamo farlo, venite qui e interloquiamo insieme.